sono arrivati tutti 249, come vedete questo è l'ingresso della, della famosa palestra a Fano, perché da tanti anni che diciamo che è notizia. Ci troviamo in compagnia di Massimo Pedini, esperto pugile e tecnico, a cui faremo delle domande. Allora, perché? Innanzitutto, ormai dal 1987 che lei è in attività e quindi svolge le funzioni. Ecco, le volevo chiedere, insomma, in quegli anni, gli esordi, diciamo, di iniziare dagli esordi della sua carriera, ricordandosi da pulire quando è iniziato, in che palestra e come. Diciamo, questo per quanto tempo? Praticamente io ho ripreso come tutte le cose che sto bene. Io ho seguito e poi da quanto che insegna cos'è che nel 87 sono la presa per fare la futura nel 87 siamo sì. Probabilmente nel 87 è nata come ha visto molto, diciamo, sport, questo sport l'ha visto cambiare nel tempo, eppure è rimasto, quali sono le cose che sono cambiate nel tempo, diciamo, di le tecniche, quindi sono cambiate la pelle, il tempo, che prima avevamo una valutazione, in base alla poi sono arrivati. Sono cambiate di nuovo le regole, sono rivedremo il match di nuovo. Secondo la circolare dell'AIDA, spieghiamolo, adesso gli elite, cioè quelle categorie di diciamo, ragazzi che hanno più di 50 incontri, se non sbaglio, a punteggio togliamo il caschetto, prima no, fanno gli elite. Non ci aspetta, adesso secondo lei questa nuova normativa, questo cambiamento, porterà un miglioramento sicuro nello spettacolo, perché poi quando si viene a vedere, no, soprattutto il profano per vedere qualcosa, ma porterà un miglioramento per la crescita di questi ragazzi e per noi. E diciamo, hanno fatto una buona mossa, infatti ci hanno messo qualche parolina anche loro, tranquillamente, in quanto in prima serie, poi di prima serie, si avvia il professionista. E togliere il caschetto poi da professionista. Nei primi è molto più duro, allora noi, ecco perché non abbiamo più tutti i professionisti. Poi, come ogni caso speciale, quando
parte di lì, diciamo che sempre questo è quello che si può fare. Noi facciamo praticamente questo servizio, che sarà il primo servizio che aprirà la trasmissione, quindi cercheremo oggi di parlare in maniera molto più, diciamo, non superficiale, ma per chi magari il pugilato non l'ha trattato, quindi che non è un pugile o non segue. Quindi io ti faccio una domanda del principiante. No, ma è vero che nelle palestre per le studenti di maestro? No, questo non è vero. Genio. Io ho iniziato in questo campo di cui mi muovo quando ho vinto i campioni di Romagna, ma il mio naso in realtà si è rotto nei campioni di Vico, che poi mi occupo di un mai capitato di un campioni di Vico, ma è una mamma, quello che si dice quando ho praticato, perché si è messo in mano con la mia vita, e si è messo in mano con la mia vita. Questo qui è un detto popolare, infatti molti che non si parla dello sport, dice, ah, ma è vero che si rompe la mano, avete una regione. Poi con i guanti che si fanno, allora abbiamo alimentato l'unità di noi, diciamo, per prima pallonata che mi come prende un colpo di intervento. Ha tolto i caschi, ma dall'altro lato hanno rinforzato, diciamo, le ditte togliono il caschetto, però tanto il guanto di quindi, dato che abbiamo parlato, adesso così, del laseretto, no? Cerchiamo un attimo, abbiamo impaurito chi ci guarda dall'altra parte, ma invece diciamo le cose buone del pugilato, ad esempio l'alimentazione. No? Si vedono i ragazzini che io intendo qua, delle cose diverse. Le altre cose, gli altri valori, però c'è anche quella l'alimentazione, perché non si riesce a svolgere questa attività se non adeguata, no? Quindi spieghiamo un attimo come è importante noi, io in particolare, ma in generale quando facciamo il corso di studio, quando parliamo di alimentazione proprio sul posto di tutto. Il ragazzo di qua con un grado di sette mesi, deve essere una certa maniera, logicamente ci consideriamo a volte un po' di carico. Dipende come si fa, però sempre più vibrato, diciamo. E dipende il peso che si fa, se abbiamo un peso un 86 kg che può arrivare a 81, spieghiamo bene quali sono le categorie, no? Esatto, diciamo 1,86 per l'anno, però se io prendo uno di 63 kg non lo potrei mai portare, però spieghiamo che l'atleta che pesa 75 kg è bene rimanga intorno a quel giorno, perché altrimenti se mi pesa 90 kg poi avrà come avversario un altro no, e lì è un altro tipo di pugilato che fa più male, no? Allora chi pesa 69 70 cercherà di stare in quell'ente, quindi potrà un atleta alimentato se non altro un po' più equilibrato di chi non è che deve fare. Molte volte si sta facendo, non si beve, non si beve di poco, fuma, non si fuma neanche, tanto bene, tanto bene. Siamo in tutti i lati, tutto qua, siamo qua, di cui, che cosa ti aiuta a sostenere la fisica della tua vita, della tua vita, diciamo, non è che è la prima cultura che mi piace, perché come si fa con la forza di spirito di animo,
difficile per affrontare il problema. Come avere problemi della vita, no? Se uno si impressiona del problema della vita e non lo affronta, invece sul ring lo devi affrontare. Perché ce l'hai davanti e per 3 minuti non va. Non a caso si dice che quello che sei sul ring. Ho troncato con Samantha perché mi graffiava tutto il divano. Ho chiuso con Pamela perché voleva che la portassi fuori tutti i giorni. Ho lasciato Eva perché voleva seguirmi in vacanza. Ho sedotto e abbandonato, ma non il mio cane. Non abbandonare gli animali, non farli morire in strada. Il miglior modo per combattere l'abbandono è la sterilizzazione. Thank you.
questa domanda. Quali sono i valori, no, che la box trasmette ai giovani, soprattutto perché in palestra abbiamo un'media, diciamo, molto bassa, si inizia di solito verso i 16, no, 15, 16 anni, prima, per poi arrivare massimo che si arrivi ai 30, no, che gli agonisti parlo. Quindi invece questa è di arrivare le palestre quando inizi a fare questo sport qua, siccome come dicevamo prima con il tecnico, in ogni caso c'è uno sforzo fisico, c'è un allenamento costante, continuativo, di dieta, l'alimentazione, difficilmente si smette totalmente, si fa sempre qualcosa e no, ti dà la possibilità appunto di rimanere nell'ambiente per lungo periodo, anche se poi non si fa, non si possa tirare. Ma quello che ti volevo chiedere è questo: se un ragazzino, che sono un genitore, quali sono i valori che trasmette la box a un ragazzino? La domanda che non posso così, se io avessi mio figlio, mia figlia, che volesse iniziare la box, io fossi scettico, e ti dicessi no perché la box è violenza, cosa ti sentiresti di dire a quel genitore per convincerlo invece della bontà di questo sport? Il pugilato è uno sport che rappresenta la vita, e quindi nel rappresentare la vita è diciamo assolutamente educativo, è una disciplina. Se un genitore ha a cuore l'educazione di questi figli, vede il futuro trasmettere la disciplina. E i ragazzi che vivono qui imparano una disciplina. E quindi forza in palestra, sa che quindi che viene qui innanzitutto imparano ad essere educati, ad essere disciplinati, a rispettare le regole, a imparare che qui non si viene a perdere il tempo, questa non è una strada giochi, ma questa è una parte della scuola. Se un ragazzo vuole, può fare la politica, se non vuole non importa, però innanzitutto l'importante è che venga trasmesso il senso di che è quello di imparare che ti deve affrontare una lotta, una battaglia, fisicato uno sport che credo comporti spinto di sacrificio, sì, umiltà. Quante volte nella vita si dice sono finito, sono all'angelo, sono spinto, e poi la vittoria, mi sono rilassato. Il pugilato è lo sport degli sport, perché non è solamente diciamo, la simulazione della battaglia, è la battaglia, non so se mi spiego. Mentre negli altri sport le battaglie vengono simulate, no? Lo sport viene simulato, perciò lo scaccio, c'è uno scontro tra le squadre, tra i singoli, che però è simulato. No, nella boxe. Il box c'è la simulazione, il box c'è però è sicuramente una trasposizione della vita, perché no, secondo me riguarda anche tutti i problemi che una persona incontra proprio nel vivere, e quindi si impara qui dentro ad affrontare il problema, non ad aggirarlo, e quindi diciamo che trasmette dei valori veramente importanti. Perché è uno sport pericoloso, ma non tutto pericoloso degli altri, ed è violento, ma non tutto pericoloso degli altri. Cioè, è chiaro che tutti gli sport hanno una differenza di pericolosità e di violenza. Il fatto è che noi consideriamo uno sport non perché un altro del suo aspetto di pericolosità, perché noi abbiamo un'attenzione, c'è un'attenzione per le persone che sono in questo sicurezza, parlo di sicurezza. Noi abbiamo le migliori visite sportive in tutto il sport, perché poi anche i ragazzi sono dei punti di risultati, il medico rimane molto tempo durante le gare, la gara, il fuso lingua c'è un altro che costantemente è di fianco per tutti di queste cose che succede, il punto intervenire, la politica che è questo succede nella sport di questi in maniera molto
infatti ecco la domanda che ti ho fatto successivamente era proprio sull'organizzazione della tua palestra, no? Come ho detto, in generale la tua palestra diciamo, è organizzata come tutte le altre con un corso amatori adulto e un corso agonisti. Rispetto agli agonisti, gli amatori, come si allenano e come poi riescono ad interfacciarsi con l'agonismo, se fanno qualcosa che oppure fanno solo allenamento? Noi quando abbiamo costituito la nostra associazione siamo partiti dall'idea che il pugilato potesse essere e che se noi volevamo portare avanti entrambe le sia l'attività sia materiale sia la qualità, per noi queste due attività sono entrambe importanti e non è che l'una è più importante dell'altra, tutte e due sono importanti e l'una è l'altra. Noi abbiamo molti agonisti, alcuni ragazzi agonisti che hanno cominciato per il lavoro e abbiamo anche degli agonisti che magari sempre hanno avuto le attività sono rimasti all'interno della palestra e fare una palestra di ruolo diversa, però noi consideriamo a livello sportivo il pugilato come un contenitore e l'ultima cosa che fa contenitore è un contenitore, cioè l'ultima cosa che fa, però prima da fare lì c'è tutta una serie di allenamenti, di atletica, di ginnastica, di pesati, di pesi, di trattare l'esclusività, questi sono gli elementi tecnici, ci sono gli elementi per sacco, la corda, insomma, tutti questi elementi. Questi elementi sono pesati, tutti questi elementi possono essere fatti non solo da quelli che vogliono andare a fare di tempo, ma possono essere fatti da chiunque, e per qualsiasi motivo possono essere fatti da ragazzi, no? Oppure possono essere fatti dalle persone più chiuse, anche da chi è stato sposato, c'è la famiglia, c'è la scuola, c'è il gioco di interesse, per essere in forma. Specifichiamo che tutti gli allenamenti fatti nel palestra di boxe vengono effettuati di norma utilizzando molto poco i pesi o comunque le attrezzature, molto corpo libero. Quindi diciamo che si utilizza tutto, ma viene tutto utilizzato al fine di avere un fisico pronto per l'astico. Sì, è l'astico esplosivo, diciamo la parola forse di tempo di l'astico. Non gonfiarlo. Non si può dire che tu devi essere forte, ma devi anche essere agile, vuol dire che devi essere potente, ma anche veloce, vuol dire che devi essere ordinato, devi essere tecnico, ma anche devi anche essere una questione, voglio dire, che devi essere freddo, occupato, ecco, devi essere occupato, ecco. Per quanto riguarda il discorso femminile, voi allenate anche le donne, avete in questo settore oppure no? Sì, noi abbiamo sia l'attività amatoriale sia a livello di attività agonistica, anche nel settore dedicato alle ragazze. Abbiamo un gruppetto di ragazze che sono una ventina e una ragazza che è anche una tennista e quest'anno ha esordito con il suo primo incontro, proprio l'ultimo incontro della nostra attività nel 2014, è stato di una ragazza che si chiama Nicola Parca e abbiamo vinto l'occasione di Fabriano, proprio prima della stessa finale. Portando avanti questo tipo di discorso, ed è una cosa che sicuramente ci rende particolarmente orgogliosi, anche perché il girato era un sport
Inizialmente io personalmente ero contrario, poi sono stato testimone di un incontro con un personale personalmente e ho cambiato idea e devo dire che sono rimasto sorpreso, perché ho girato con me è proprio una cosa completamente diversa da me, Capito dallo stesso tecnico. Magari lo stesso tipo di allenatore, però voglio dire, il carattere che ci mettono le donne, di tutti gli altri, è una cosa completamente diversa da quello maschile. È la femminilità, non che si trasforma in guerriere. Cattivo. Sì, hanno il loro gusto. Parlando degli arrovesci, gli allenamenti di base, il contenitore, sia agonisti che sia autori, gli agonisti si allenano con gli agonisti, quindi fanno un allenamento sia quello degli agonisti, chiaramente mentre gli agonisti si allenano tutte le settimane, 6 giorni su 7, quest'anno, come l'anno precedente, avete partecipato un po' a tutte le manifestazioni a carattere locale, ma anche a quelle regionali e internazionali, no? Quali sono gli obiettivi che vi ponete per un corso, se avete voglia di passare anche nel professionismo negli anni futuri? Ecco. Questa era la domanda, anche se non mi piace molto, sicuramente volevo sapere la testa, sarà questa intenzione. Noi abbiamo iniziato il nostro cerchio. Sono tanti anni che facciamo la testa con questo tipo di cerchio. Vediamo da questo tipo di cerchio, che è una cerchio di cerchio. Questi 5 anni ogni anno Allora, questo è lo spazio che vi fa anche Monte Centro TV, e con questo vi salutiamo. Ciao Marco, ci vediamo presto, ciao a tutti.